Voglia di fare musica. Per sostenere lo stile di vita in modo più, diciamo così, simpatico, più energetico e migliore per noi. E mi illumino di meno, 16 febbraio, 20 anni di mi illumino di meno, grazie a Caterpillar, la Rai Radio 2, è stata istituita l'anno scorso questa giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ecco, non mi veniva la parola. Dicevo, forse questo non è proprio il modo più sostenibile, ecco, per andare in giro, anche perché non mi muoverei tantissimo, non andrei troppo in giro effettivamente. Però guardate, i fiori li ho messi, quindi un po' di natura l'ho portata. E poi effettivamente è un tema molto importante che volevo anche rendere noto, rendervi partecipi. Perché? Perché è anche vero che nonostante ci siano, insomma, le tecnologie che ci possono aiutare a fare anche meno, in qualche modo, è anche giusto che però queste tecnologie vengano usate nel modo corretto per far sì che il nostro ambiente rimanga pulito, ecologico e che le energie siano rinnovabili, soprattutto per lasciarlo a chi arriverà dopo di noi, quindi ai nostri figli, ai nostri nipoti, quindi insomma prendercene un pochettino più cura. Ne abbiamo parlato ovunque, già dal 2005 il protocollo di Kyoto, però è anche giusto, insomma, ogni tanto fermarsi e grazie anche a questa giornata internazionale poter porre l'accento su come risparmiare e quindi come far sì che il nostro ambiente risulti più pulito. Quindi è vero che dobbiamo spegnere di più le luci, anzi a tal proposito addirittura anche in molte città, anche il Quirinale stesso il 16 febbraio dà un segno tangibile spegnendo i monumenti più importanti al Quirinale stesso. E anche noi nel nostro piccolo, insomma, possiamo cercare di spegnere le luci quando non servono, adesso a me serve, però poi dopo la spengo, oppure, non lo so, anche gli elettrodomestici, il famoso non lasciamo sempre tutto acceso, il telefonino, insomma, tutta una serie di cose, il PC, dobbiamo fare un po' più attenzione. E poi per quanto riguarda, insomma, la vita più sostenibile, sì, effettivamente, diciamocelo, a lasciare, è vero che ci sono le automobili ecologiche, ma in qualche modo, anche se noi cerchiamo di abbandonare un pochettino la macchina, andare anche un po' più a piedi, sicuramente ci aiuta nel nostro stile di vita e quindi ad avere anche miglior benessere, oltre a inquinare anche meno, sicuramente. Quindi la bicicletta è stata anche usata per, non solo l'anno scorso, ma anche quest'anno, come testimonial, appunto, per una vita più sostenibile, e devo dire che ci giova e ci gioverà molto. Detto questo, vabbè, non fa neanche male effettivamente non essere sulla strada in questo momento, ma continuare a pedalare, perché in questo modo sostengo la mia vita più sostenibile, insomma, non solo ecologica, ma fa bene anche la pancia, al corpo, ecco, mettiamola così, quindi uniamo tutto insieme. Questo per dire anche che cosa farete voi in questa giornata. E poi lo so, come un po' il 27 gennaio, non è solo quel giorno, ma insomma bisogna poi mettere in pratica tutto l'anno, quindi 365 giorni all'anno. E allora, voi che cosa farete per aderire a questa giornata, della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e della Vita Sostenibile? Aspetto le vostre risposte.
E intanto sapete che c'è? Ora, se riesco a scendere, me ne vo, perché sono anche un po' vecchietta. E sapete che faccio? Io inizio da qui. Risparmiamo! Ragazzi, guardate qui. Eh sì, dicevo che anch'io nel mio piccolo cerco di risparmiare. Certo è che una cenetta a lume di candela non si dice mai di no, una cenetta a lume di candela. Anzi, anche carino. Magari fosse così tutte le sere, potrei sposarla, questa cosa, effettivamente. Ma detto questo, sicuramente cerchiamo di non lasciare accese le luci quando non servono e magari, perché no, utilizzare anche un po' di più le candele che non vanno male. E poi in questo modo possiamo prenderci cura, come vi dicevo, del nostro pianeta. Non solo oggi, 16 febbraio, ma 365 giorni all'anno, perché altrimenti del nostro pianeta possiamo dire che siamo proprio alla frutta. La frutta fa bene, intendiamoci. Però forse meglio tenerla nel piatto, ok? Anche perché così con un pianeta più bello, più ecologico, più pulito e più sano, forse possiamo mettere nel piatto anche del cibo migliore. Va bene? Io faccio così per il 16 febbraio, giornata nazionale del risparmio energetico e della vita più sostenibile. Aspetto però di sapere cosa avete fatto voi. Ciao! Vabbè, andiamo. Non so, ci sta questo vestito per andare in bici oppure meglio un altro più a fiori, più colorato, però forse il rosso, no. L'importante è che non sia verde. Allora, Cristin c'è, bicicletta c'è, però forse là c'è troppa luce sia nella finestra là che nel Velux, quindi mi sa che...